e insistono. Fanno la seconda, la terza domanda. Occorre trascinarli via, o minacciarli, o querelarli, o tenerli sotto piantone come fossero dei delinquenti. Non perché siano pericolosi sul piano della violenza fisica, ma perché oggi è diventato pericoloso il singolo cittadino che dice la verità in pubblico. E allora questa funzione quantomeno di testimonianza di quella che a noi sembra la verità in un singolo momento, assumendoci la responsabilità anche di ammettere eventuali errori, ma non sono mai errori fatti per conto terzi. Ecco, questa testimonianza credo che abbia valore in sé. Spero che ciascuno ne possa prendere ispirazione e farla propria. C'è bisogno di ficcanaso con il vizio della memoria, c'è bisogno di rompiscatole, c'è bisogno di persone che non accettano verità di comodo, c'è bisogno di persone che si prendono la briga di andare a interpellare ruvidamente gli esponenti delle istituzioni, che non sono i nostri padroni, ma dovrebbero essere i nostri servitori. C'è bisogno di svolgere una funzione quasi di supplenza della funzione giornalistica, che in gran parte è svilita e inservibile. Poi ci sono le grandi eccezioni, sono esperienze di giornalismo importantissimo che dobbiamo sostenere, valorizzare, star vicino alle persone che rischiano, che si impegnano in proprio, che tengono alta la bandiera dell'onestà intellettuale e della professionalità giornalistica. Però il giornalismo mainstream, quello che fa i grandi contatti, cioè in sostanza le televisioni e alcuni grandi quotidiani, sono al servizio della oligarchia nazionale. Noi oggi come persone, come cittadini, abbiamo degli strumenti in più, e uno di questi strumenti è sicuramente il web. Questa capacità straordinaria di stare in rete, di creare relazioni, di costruire contenuti dal basso. Tutta la nostra esperienza è un utilizzo originale del web, mettendo la telecamera in faccia al potente che passa e che risponde o non risponde o comunque reagisce a qualche nostra provocazione. Ce ne siamo sentiti di tutti i colori nel corso di questi 2 o 3 anni. Querele, minacce, intimidazioni, identificazioni costanti. E i tifosi di Berlusconi e della destra in genere non perdono mai l'occasione di chiamarci comunisti di merda. I tifosi di Fassino, D'Alema, questi quasi tutti vecchietti, militonti, che ancora si spellano le mani alle feste che un tempo si chiamavano dell'unità e che noi rispettiamo, ma dovrebbero pur capire un giorno o l'altro che li stanno ingannando da troppi anni. Ecco, quei signori invece ci considerano comprati da Berlusconi. E allora uno con questa esperienza arriva a misurare non solo la distanza profondissima fra i palazzi delle istituzioni e la cittadinanza, ma anche quanto sia adulterata la stessa percezione della realtà. Tu puoi portare le prove che D'Alema era un farabutto nella vicenda Unipol BNL, che mentre diceva a gente come noi, non demonizzate Berlusconi, basta con questa storia del conflitto di interesse e della questione morale, la sera trattava con consorte per prendersi una banca, contro le regole, in modo illegale. Da quello scandalo nessuna azione di bonifica morale dentro il partito e nessuna critica da parte dei simpatizzanti, della base, degli aderenti, che sono pronti a rimuovere ogni imbarazzo per una questione identitaria. Quelli sono i nostri capi, dobbiamo comunque applaudirli. Se vai dall'altra parte e cerchi di spiegare a queste signore che in buona fede votano Berlusconi, lo voteranno anche post mortem, perché si identificano in un modello culturale fatto di denaro, televisione, celebrità, immagine, tu gli puoi portare le prove che questo qui era un piduista, non è vero che si è fatto da solo, ha collegamenti mafiosi tramite dell'Utri, ha evitato la galera grazie a leggi su misura fatte dai suoi avvocati e simili nefandezze, non ti crederanno. Quindi c'è un problema di percezione della realtà
e anche credo di un senso morale che si è perso per i motivi che ci ricordava anche Pino prima, un trentennio ormai di bombardamento televisivo, il trionfo del modello di esistenza commerciale, la trasformazione delle persone in consumatori, in ricettori di messaggi commerciali, non più cittadini, non più persone. E questa involuzione che ha avuto nei media la fucina fondamentale dell'immaginario è utile anche in politica, perché annulla ogni senso di appartenenza e ogni pensiero collettivo. La politica è morta oggi in Italia, in quanto senso critico, partecipazione, pensiero collettivo. E allora tocca a noi questa fatica improba, ma straordinariamente avvincente. Dopo aver capito tutto questo, cercare di dare un contributo, magari con questi strumenti nuovi, ma senza morire in internet, per ricostruire la politica, fatta di partecipazione, di ideali, di onestà, di impegno personale, di senso critico, di informazione e di principi e regole della Costituzione. È una sfida straordinariamente difficile, da pazzi, da Don Quixote, però non è che nella vita noi dobbiamo ingaggiare soltanto le sfide che sappiamo essere vinte in partenza. Quindi l'invito è lo stesso che ha fatto Pino da parte mia. Noi ci abbiamo messo la faccia e continueremo a mettercela, non per far vincere il nostro partito e nemmeno la nostra ideologia, ma per dare un contributo assolutamente indispensabile, fatto di assunzione di responsabilità individuale, al riscatto di questa nazione. Grazie.